Sono nei pressi di via Girardelli in Legnano. Via Girardelli è una via molto centrale, sarà lunga 300-400 metri, non so con precisione, che è stata ricavata dalla chiusura da un ramo dismesso dell'Olona. Il ramo era l'Olonella. Ha due entrate ufficialmente. Una è dove c'è Piazza San Magno, che sarebbe Largo Francotosi. È una piazza molto centrale perché confluisce in questa rotonda di questa piazzetta la via Lampugnani, che da Legnano portava storicamente e porta ancora tuttora al Sempione. Largo Francotosi è conosciuto come il centro dove tutti i pullman di Legnano e altri confluiscono. Poi c'è il comune, il municipio, c'è Piazza San Magno, la chiesa di San Magno. Questa è da una parte, l'altra entrata è Piazza Carroccio. È una piazza triangolare con un parco all'interno, sei vie confluiscono e una pista ciclabile la attraversa completamente. Ebbene, guardiamo il lato ovest di questa via Girardelli. C'è il municipio, Piazza San Magno, la chiesa di San Magno, gli annessi della chiesa. Loro fanno trofio di una volta che oggi è una scuola materna, per tutta larghezza il leone da perego, c'è cioè un condominio di qualche piano e una piccola casa. Dall'altra parte, dal lato est, c'è la pretura che non è più funzionante, quindi è completamente chiusa e copre la metà della lunghezza della strada. Un parcheggino che è l'entrata del parcheggio principale di Legnano, il più vicino al centro possibile. E qui c'è l'entrata e uscita di automobili e mezzi. E poi c'è la polizia. I fruitori di questa via sono principalmente pedoni, ciclisti, quelli con due ruote, i mezzi pubblici di servizi, i privati e anche mezzi di lavoro. Questa strada è a doppio senso, non ha parcheggio perché è molto stretta. Dal punto di vista di un ciclista, questa strada si comporta così. Il
non ho commenti particolari in questo momento, ma lascio a voi commentare. E la domanda è questa: trovate in Legnano una strada peggiore di questa?